Ciao, come stai? Io abbastanza bene, grazie. È una frase di rito quella che si dice abbastanza bene. C'è chi ti risponde bene, molto bene. C'è chi ti risponde così così. C'è chi ti risponde insomma, tiriamo avanti. C'è che ti risponde, si tira a campare. Io penso che a un come stai bisognerebbe rispondere sempre bene, grazie. Perché? Perché fondamentalmente alle persone non gli interessa niente di come stai, se tu gli dici sto male, sto bene, sto così, sto colà, che gli frega. Cosa hai in mente per questo Natale? Per questo Natale che verrà? Come lo passerai? Ti stai dando da fare per acquistare i regali di Natale? Bene, mi fa piacere. Semplicissima. Che cosa è per te il Natale? Che cos'è per te il Natale? Bella domanda. Perché bella domanda? È una domanda. Che cos'è per te il Natale? Stare in famiglia. Stare con i propri cari, stare con i propri cari, rivedere le persone lontane, avvicinarsi, stare insieme, stare con la persona amata. Ci sono tante sfaccettature del Natale, molte, molte sfaccettature del Natale, forse anche troppe. Già. Natale che cosa dovrebbe essere? Che cos'è? Ho capito, stare insieme, incontrarsi, eccetera. Che cos'è? Però in fondo. Solo questo. Beh, è già qualcosa. Per me. Per me. Non voglio dire che sia una festa inutile. Per la carità, assolutamente. Per me il Natale è speranza. Per me il Natale è un ricordo di un avvenimento importante avvenuto appunto su questo pianeta. Per me è sempre stato questo il Natale. Ognuno ha il suo pensiero. Io non sto facendo altro che esprimere il mio di pensiero. Me l'hai chiesto tu, che cos'è per me il Natale? Per te è anche la preparazione dell'albero bello. Sai una cosa, io vedo che... Sì, ho notato questo. Io sto vedendo che ogni anno l'albero si prepara sempre prima, a momenti in agosto. Aspetta, ti spiego. Mio padre l'ha
so, mio padre correlava le cose, correlava gli avvenimenti, mi diceva che appunto l'8 dicembre ha preparato l'albero di Natale. L'hai visto sul calendario? Bene, mi fa piacere. L'albero di Natale si preparava perché adesso adesso non lo prepara più, ma lui l'albero di Natale lo allestiva l'8 di dicembre. Non ho capito. Sepe. Sembrava vero. Aveva una capannina di quelle vecchie, antiche. E metteva, sì, metteva i pastori, le pecorelle, metteva la culla. Era qualcosa di magico. Era qualcosa di meraviglioso. Pensa che dipingeva anche, dipingeva i ruscelli, i ruscelletti, i ruscelli, e metteva le paperelle finte di plastica all'interno su quei ruscelletti. Era esattamente. Essere sincero, se devo essere sincero, piaceva di più il presepe che non l'albero di Natale. L'albero di Natale l'ho sempre visto come qualcosa di freddo, a parte l'abbattimento degli alberi stessi, perché molte famiglie compravano l'albero vero. Ancora oggi sì. Ognuno fa quello che gli pare, per la carità. Noi lo avevamo finto. Lo tiravamo fuori dalla scatola e poi si tiravano giù i rami, si mettevano le palline. Mi diceva sempre quelle più grosse sotto, le palline più grosse, poi sempre più piccoline, fino a mettere il puntale sopra in cima all'albero. E poi ovviamente tutte le luci intorno, con criterio, con passione. Preparava entrambe le cose con una grande passione. Sia l'albero di Natale, sia il presepe. Le voleva entrambe. Le voleva entrambe, sì. Sia l'albero di Natale, sia che il presepe. Curava tutti i dettagli. Curava tutti i dettagli. Il presepe era bellissimo. Quando tu prepari il presepe, ho visto che lo fanno in tanti, ho visto che lo fanno in molti. Quando si prepara il presepe, mettono subito i re magi e Gesù Bambino all'interno della culla, tutto bello pronto. Beh, non si fa così. Gesù Bambino lo metti il 24 dicembre a mezzanotte. Aspetti la mezzanotte e metti Gesù Bambino nella culla. Successivamente aspetti il 6 di gennaio e metti i re magi che porteranno i doni a Gesù Bambino. Devi creare una storia, devi creare una storia il più possibile vera. La storia che si è persa, la storia che si è persa. Il Natale che si è perso, il Natale ricolmo di doni, di cibo. Questo è il Natale di oggi. Già, ci sta, non sto dicendo niente, però per me il Natale non è quello. Per me il Natale era quello di mio padre. Quando aspettava la mezzanotte del 24 di dicembre e metteva Gesù Bambino nella culla, quello era il Natale. Quando aspettava il 6 gennaio e metteva i re magi che portavano i doni a Gesù, quello
riuscito a cambiare niente. No. Non è riuscito a cambiare niente. Proprio niente. E sì che un bel messaggio ce l'ha mandato. Sì che un bel messaggio ce l'ha mandato, ma non è riuscito a cambiare niente. Purtroppo no. Cosa vorrei io per Natale? Soltanto un po' più di serenità, un po' più di umanità, vedere le persone che si aiutino una con l'altra, già, vedere le persone che quando salgono su un pullman magari si stringono la mano. Ma vedi, questo non dovrebbe accadere soltanto a Natale, te l'ho già fatto capire anche prima, dovrebbe accadere quasi tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Vorrei vedere più abbracci per Natale, vorrei vedere persone che si vogliono bene. Fondamentalmente vorrei vedere più amore, non gente che corre a fare compere su compere su compere su compere su compere su compere su compere. Questo vorrei vedere. Vorrei vedere più carezze ai bambini. Vorrei vedere più adulti che stiano più vicino ai loro figli, e non soltanto a Natale, e non soltanto con un dono, non soltanto con un dono. Un bambino è gioioso e felice quando tu gli regali qualcosa? Certo, sicuramente sì, è chiaro, gli regali un giocattolo, non può fare altro che essere contento, felice e grato a suo modo. Ma quello che tu dovresti donare a un bambino, all'essere umano, ma in questo caso io sto parlando di bambini, è quello che dovresti cercare di donare a un bambino, è il tuo tempo, è il tuo tempo, è la cosa più preziosa, è la cosa più ricca e preziosa che tu possa donare a un bambino. Il tuo tempo, la tua presenza, è questo che dovresti donare, e non soltanto a Natale. Non dovresti donarlo soltanto a Natale. Il tempo è prezioso. Si dice anche che il tempo è denaro, hai ragione. Ma la cosa più bella che tu possa donare veramente a un bambino, te lo ripeto, è il tuo tempo. Stargli vicino di più, capirlo, guardarlo, osservarlo, cercare di farlo crescere nel migliore dei modi. Questo è quello che dovresti donare a un bambino. Questo è quello che dovresti donare al prossimo tuo. Il tempo. Il tempo non torna più. Il tempo vola. Già. Non sono qui per farti riflettere, non sono qui per farti la morale, eccetera, eccetera. No, assolutamente no. È soltanto una mia idea. Mi hai chiesto che cosa ne penso del Natale. E io ci sto costruendo sopra i miei pensieri. Il denaro. Le mancette. È quello che tanti bambini si aspettano. I soldini di Natale da mettere nel salvadanaio. Li abbiamo abituati molto male, molto male. Io. Bisogno di denaro. È meglio l'affetto. È meglio che mi dimostri un po' più di affetto.
sai che cosa desideri? Già, sai che cosa desidererei? Sai che cosa desidererei? La salute. La salute. La salute non te la dà nessuno. La salute la diamo per scontata. Diamo per scontato che vedere è una cosa normale. Mi alzo al mattino, guardo, osservo, guardo l'orologio, osservo il mio smartphone, vado sui social, è normale. Ma prova a pensare se tu avessi un problema di vista, per esempio, non poter vedere più il cellulare, soltanto quello. Tu, ti faccio un esempio, puoi vedere e osservare tutto, ma da domani il tuo cellulare, quando lo guardi, non riuscirai più a vederlo. Ecco, che cosa pensi? Prova a pensarci un attimo. Il tuo telefono non lo vedi più. Riesci a vedere tutto quello che c'è intorno, ma il tuo cellulare non lo vedi più. Esattamente. Probabilmente cominceresti a concentrarti di più sulla vita reale, cominceresti a concentrarti di più sull'essere umano, sulle persone che ti stanno intorno, sulle persone vere e non le persone virtuali. Ti accorgeresti quanto tempo in più avresti, perché non puoi più vedere il tuo smartphone. Ecco il ricollegamento al tempo, di quanto sia importante il tempo che non torna più. Te ne accorgeresti in quella circostanza, che poi è ricollegata anche alla salute. Quindi a quanto sia importante la salute. Già. A pensare a come si possa sentire una persona su una sedia a rotelle. Lo osservi, poverino. Nella vita non bisogna mai dare per scontato che le cose possano accadere anche a noi. Te lo ripeto, nella vita non bisogna mai dare per scontato che le cose non possono accadere anche a noi. Anche noi potremmo finire su quella sedia a rotelle. No. Non è portare sfiga, attenzione. È la realtà dei fatti. È la realtà dei fatti. Se vuoi farne tesoro, ne puoi fare pure tesoro di quello che ti sto dicendo, o altrimenti continuare a vivere la tua vita, non è un problema. Dio ti ama lo stesso, se ci credi. Oggi ci siamo e domani no. La realtà è che siamo nati morti, perché un giorno ce ne dovremmo andare di qua. Un giorno ce ne dovremmo andare da questo pianeta, da questa realtà. Questa è una delle altre realtà, delle molteplici realtà che ci aspettano. Ma se vuoi, puoi anche non tenerne conto. Per la carità, nessuno ti obbliga. Ciao. È il tempo, la salute, ti diamo per scontata. Corri per andare a prendere il pullman, corri per andare a prendere la metropolitana, corri, fondamentalmente corri, sei in grado di correre. E lo dai per scontato, è un gesto. È un atto scontatissimo. Ma per tante persone non è così. Per tante persone non è così. Non possono correre. Sono sedute su una sedia a rotelle. Alcune persone non possono vedere, non potranno vedere l'albero di Natale perché non ci vedono. Non potranno osservare il presepe perché non lo vedono. Eppure quelle persone sono le più felici al mondo, perché hanno capito il senso della vita, hanno capito il valore della vita, quello che noi non abbiamo ancora capito,
consiglio di scavare dentro di te è perché tutte queste cose ce l'hai dentro. Tutte queste cose ce l'hai dentro, ce l'abbiamo dentro, le abbiamo dentro tutti, le abbiamo dentro tutte queste cose, tutti, tutti, tutti. La felicità è dentro di noi. È una frase scontata forse, ma è così. La felicità ce l'abbiamo dentro di noi. La felicità ce l'abbiamo dentro di noi. Però non la vediamo. Vediamo soltanto il denaro, i soldi, i regali. Devo fare i regali di Natale. La 13ª, la 14ª e la 20ª volta che cerco di farti capire questo concetto. Cerca di amarti di più. È quello che dovresti... Anzi, è quello che dovremmo cercare di fare un po' tutti. Cercare di amarci di più. Amando noi stessi. Potremmo amare gli altri.